Ma buongiorno, splendide creature! Allora, benvenuta ad un nuovo video! Oggi ne approfitto che c'è una luce decente. Oddio, non è proprio soleggiato fuori, però rispetto ai giorni in cui piove, 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 oggi c'è una giornata in cui ancora non è iniziato a piovere, quindi ho detto approfittiamone già che c'è un po' di luce, vediamo se riesco a girare due video. Mi vedrete muovere in modo strano perché sono seduta a terra con il computer sulle gambe, quindi in questo video, fuck you al mio telefono. Oh, se così possiamo definirlo, quindi almeno non mi dispero se devo farvi vedere le cose o il computer, le domande le leggo da qui. Allora, il primo dei due video che vorrei girare oggi, quindi andiamo un po' più spediti, è il video di Amori e Meraviglie di marzo 2015, che è un video che realizziamo ogni mese in collaborazione con la splendidissima Beth. Tesoro, un bacione, io amo Beth, voi lo sapete. Vi lascio il link al suo canale nel box informazioni se ancora non conoscete Beth, ma dovreste conoscerla. Tra l'altro lei fa... Sì, sono partita in quinta. Fa anche video sull'agenda, sulla decorazione di agende e cose del genere. Quindi, se vi interessa, vi lascio il link al suo canale nel box informazione. Tesoro mio, ti adoro, lo sai. Notare rossetto e non transfert. Cominciamo. Allora, il telefono lo ignoreremo perché sono in promozione a quest'ora, già lo so. Allora, il tag consiste in scusatemi. 14 domande a cui rispondiamo ogni mese, io lo dico sempre perché se magari qualcuno sta vedendo il video per la prima volta, consiste in 14 domande che vanno da argomenti vari, quindi dal film preferito al trucco più usato del mese, la borsa, eccetera, eccetera, a cui rispondiamo ogni mese. Vi lascio. Che cosa sta succedendo alla mia gola? Le domande nel box informazioni, se volete rispondere anche voi, fatelo e poi magari ci mandate un video di risposta a me o a Beth. Quindi cominciamo subito. La prima domanda dice: la borsa più usata del mese è stata una borsa. Che in realtà non trovo perché era un'altra, la borsa più usata del mese, però visto che ne utilizzate due in combo, adesso vi spiego, vi faccio vedere quella. Allora, sono stata a Milano vabbè, ancora questo mese perché ancora è marzo. Sono stata 5 giorni a Milano e mi sono portata, ovviamente. Ora, con Ryanair puoi portare oltre al bagaglio a mano anche una borsa o comunque un'altra valigia piccolina. E io in genere, quando è così, mi porto le borse molto grandi perché poi le riempio. Appunto, vi ho fatto vedere, se avete visto il video haul. Quello su Tiger, Ikea, eccetera, eccetera. Scusate, ma la mia gola oggi non collabora. Vi ho detto che mi ero portata tutta in borsa. La borsa era questa qui, che è una borsa grandissima. Quindi le borse così grandi a me servono principalmente per i viaggi. È di Fergie. Ed è in una specie di bronzo argento metallizzato, come potremmo definire? Satinato. Fatta così. Ha il timbro Fergie e poi una scritta qui sotto. More than kisses, letters. Vabbè, insomma, c'è una scritta qui sotto. Così. E quindi questa qui è la borsa più usata del mese perché l'ho portata a Milano. Dentro di questa avevo messo poi la borsa più piccolina della Segue, se non sbaglio, nera, che è una borsa piccina. A tracolla che è comodissima, perché comunque quando andavo in giro non è che mi portavo la borsa gigantesca, mi portavo quella più piccolina, che è una cosa che faccio sempre. Quindi, borsa più usata del mese è questa qui per una questione di praticità, non tanto di bellezza, perché è una borsa normale, insomma, né più né meno. Accessorio più usato del mese sono stati degli orecchini che sono dei nuovi acquisti e sono degli orecchini in argento con la perla coltivata che sono questi qui, aspettate un attimo che se mi cade il computer è un guaio, questi qui sono delle semplici perline, sono sì, a bottoncino, sono fatti così, bottoncino, hanno il corpo in argento e poi la perla coltivata. Queste qui sono state un regalo di mia madre. Perché dovevamo fare un regalo ad una persona che ha compiuto gli anni, le ho viste in gioielli e ho detto: no, sono bellissime. Ho detto: ma per curiosità, quanto costano? Siccome venivano 5 euro, non costano tanto, essendo in argento, mi ha detto: le regalo. E quindi queste le ho messe sempre da quando ce le adoro. Non le ho messe adesso perché volevo farvele vedere. Quindi questo è l'accessorio più usato del mese, che mettiamo qui se non le perdo. Poi, il capo di abbigliamento più utilizzato del mese di marzo è stato un vestitino, che è questo qui, che è un vestitino che ha i fiori sui toni del grigio, del bianco e del nero, non so come farvelo vedere. Allora, è così, davanti a tutta questa fantasia. Sono al mercato qualcosa come 3 o 4 anni fa addirittura, e lo indosso con dei leggings che hanno la fantasia jeans, quindi jeggings forse, non lo so, comunque con dei leggings di fiorucci che hanno appunto la fantasia jeans, e quindi metto quella con questa sopra. Che è un vestito slash maglia lunga. Sta bene anche con i jeans normali, quindi questo è il mio capo di abbigliamento più utilizzato. Poi, scarpe più utilizzate che ho abbinato anche al vestitino sono state questi qui, che sono sempre un nuovo acquisto, che sono degli stivali di artigli che mi ha preso mia madre. Adesso capite perché, per due punti. Uno, il pelo. Qua. Se avete visto lo scorso video di Amore e Meraviglie, io vi ho detto che odio le cose col pelo. Mia madre continua a prendermi cose col pelo, ma va bene. Cioè, questo fiocco discretissimo fatto con degli strassini praticamente così, e
discretissimo tra l'altro, il pelo che io non sopporto, però pazienza, e poi hanno la zeppa, comunque hanno una specie di, sì, di zeppa praticamente, che cosa di cui io non ho bisogno perché sono già alta di mio, quindi se mi metto le zeppe diventa ancora più alta, però dettagli, sono comode. L'unico problema è che sono un punto in meno, sono un 40, io avrei avuto bisogno di un 41 ma non c'era, però c'è un mio capello onniscente in ogni video, ok? Però va bene lo stesso, cioè non mi danno fastidio, non mi tocca il piede, quindi ok, sono abbastanza comode, quindi sì, ci piacciono. L'unica cosa è sto pelo sopra, però vabbè, non le metterò ancora per molto, visto che forse arriverà il bel tempo. Poi mi è andato a stemba il computer. Poi, smalto più utilizzato del mese è stato uno smalto, sono stati due smalti che fanno parte di questo kit qui di Essence che mi ha regalato Valentina per Natale, che è questo qui. Allora, il kit contiene tre smalti, è il numero 1, Naughty or Nice, e contiene appunto tre smalti, un rosso, un color prugna e un topper dorato. Dunque, sono gli smalti, questo rosso fragola che non ho ancora utilizzato, e questi due che sono quelli che ho utilizzato questo mese, che sono un color prugna, questo qui, e un topper con i glitter dorati. La cosa che mi ha stupito di questo smalto, a parte che è un cream ed è un colore bellissimo questo qui per l'autunno, inverno, mi piacciono molto questi colori di smalto, questo è il topper. La cosa che mi ha stupito è che io ho messo lo smalto martedì, di una settimana, insomma martedì, l'ho tolto il lunedì della settimana successiva, ragazzi, vi giuro, era intatto. Mai mi era successo con uno smalto Essence che mi durasse così tanto. Ho messo sopra il top coat della New York Color, il turbo delle top coat. Ragazzi, però mi è durato 7 giorni, cioè sono rimasta sconvolta, ho detto, ma questo smalto non si toglie mai. E calcolate che io lavo piatti, pulisco, lavo a mano, insomma, sto con le mani in acqua parecchio tempo, quindi non è che sono una che se ne sta tipo, scrivo al computer, che anche quello influisce, perché comunque la punta si sbecca. Avrò questa voce per tutto il video, chiedo scusa però non so che cosa sta succedendo. Comunque mi ha stupito tantissimo la durata, quindi sì, complimenti a Essence. Se non li avete trovati non vi preoccupate, perché Essence ogni anno a Natale fa riuscire sempre la stessa combo di colori. Infatti io ne avevo una della collezione natalizia dell'anno scorso che ha i colori molto molto simili. Quindi sì, ci siamo, smalto del mese. Quindi grazie Vale. Poi domanda numero 6, prodotto di make-up più usato. E qui devo poggiare un attimo il computer se no non riesco. Il prodotto di make-up più utilizzato, noi siamo sempre in diretta, lo sapete, è stata una palette. Questo mese mi sono dedicata alle palette. In particolare quella che ho utilizzato di più, perché per come ho disposto adesso la postazione make-up me la ritrovo sempre davanti, l'ho fatto volontariamente di tenermela sempre davanti alcune palette. Vi farò il video domani, prometto che se c'è il sole e riesco vi giro il video. È stata la palette 88 Hot Hurt. Questa è della Blush Professional. Questa me l'hanno regalata, non la Blush Professional, ma me l'ha regalata una persona per il compleanno. 3 anni fa, sì, 3 anni fa, e l'ha presa su eBay, quindi è stata acquistata questa qui. Ed è appunto l'88 Hot Hurt Eyeshadow Palette. Eccola qua. Che ha i colori della terra praticamente. Io questa palette la amo da quando ce l'ho. Ve l'avevo messa in un video dei promossi e bocciati di febbraio di un paio d'anni fa, se non ricordo male. Ed ha appunto questi colori qui. Si vede? La metto un po' qui. Ecco, il cliente c'è riflesso, eccoli qui. Praticamente ha questi colori qui da questa parte qui, che sono tutti naturali e chiari, poi i colori che vanno sul rosso, sul marrone, fino ad arrivare al viola, al verde, al teal e al viola. Sì, al viola, al verde, al teal, al viola, certo, va bene. Insomma, li vedete così. Ha un dorato. È mista come finish, ha sia colori matti, infatti è completa perché ha il nero matte qui sopra, per esempio, questo qui dove ho il dito, e ha il bianco matte da quest'altra parte, più i colori che io uso sotto l'arcata sopraccigliare, quindi per esempio questo qui. Questo qui, il secondo, è un color carne matte. Lo so che gli sembra shimmer, però è un color carne matte. Adesso vi faccio alcuni swatches. Ha dei colori stupendi. Per esempio, questo che è uno dei verdi che piacciono a me, che c'è anche nella 88 Shimmer, tra l'altro. No, Shimmer, scusate, nella 88 Ultra Shimmer. Sì, ok. Non mi sono ancora abituata all'ora legale. Vi faccio alcuni swatches di alcuni colorini a caso per farveli vedere. Il bello è che io non ho preso neanche una salviettina per pulirmi. Questi sono quattro degli shimmer, diciamo. Abbiamo questo qui che è un teal molto scuro, un verde smeraldo, diciamo, a base scura, un bronzo e il viola. Questo qui è un violetto. E sulla mano sono così. Vi vorrei far vedere qualche colore matte, intanto notare come non si toglie, fantastico! E come mi sono strusciato sui pantaloni. Allora, come colore matte vi faccio vedere questo che è un rosino molto chiaro. Aspettate, questo qui, che è un rosino molto chiaro. Il nero non ve lo faccio vedere perché vabbè è un nero.
Questo che è un altro tono di rosa, sempre chiaro, però più sul salmone. C'è un marrone, sto registrando intanto, sì, perché ogni tanto vengono i dubbi. Eccoli qua. Questi sono quattro colori matte, sono due marroni, quindi uno e due, e due color carne. Io spero che sia fuoco, perché non lo capisco da questa distanza. Ok, eccoli qua. Ecco, i color carne non si vedono perché sono color carne, però è molto scrivente come palette. Non è eccessivamente polverosa, a me le palette così con tanti colori piacciono molto, nonostante sia passato di moda farle vedere, a me piacciono e comunque le continuo a utilizzare, quindi è stata questa. La amo questa palette, quindi sì, super promossa per quel che mi riguarda. E quindi è stato il prodotto di make-up più utilizzato. Ogni trucco che faccio comunque cerco sempre di attingere da qualche colore di questa palette, quindi la uso veramente tanto. L'unico problema è che le palette così, quindi le 88, le 96 colori, le 120, sono un po' delicate da portare in viaggio, quindi se viaggiate io non ve la consiglio. Non tanto per la grandezza, perché comunque la grandezza, se hai una valigia molto grande, non influisce tanto perché è sottile, però sono molto delicate, quindi se prendono degli scossoni rischiate di far rompere le saldine, quindi ve lo sconsiglio di portarvela in viaggio per quello. Tant'è che la mia 88 shimmer sta a Cagliari e la lascio lì, non me la riporto, cioè non faccio avanti e indietro, ecco. Poi, oddio, sto per morire, soffocata. Domanda numero 7, prodotto beauty più utilizzato è stato un balsamo labbra della Yves Rocher. Questo me l'ha regalato Chiara 2 anni fa, se non sbaglio, a questo punto. Grazie Chiara. Che è questo qui, alla nuit de coco, alla noce di cocco. Lo sto finendo, non l'avevo finito prima perché l'avevo in una borsa che non stavo più utilizzando, infatti quando l'ho ritrovata ho detto tu vieni con me a Milano, questo è quello che ne rimane. Quindi lo vedrete nel prossimo video dei finiti, lo sto finendo. E al cocco è discreto, non dà un'idratazione enorme, ecco, però se hai le labbra screpolate o se sei fuori quindi c'è molto vento, freddo o fattori atmosferici che comunque danneggiano le labbra, è abbastanza buono come protettivo, quindi sì, ci siamo, infatti lo sto finendo. Poi abbiamo la fragranza del mese, ritorno un'altra volta, quella di Bulgari, di cui ho il campioncino. Io ho dei capelli pessimi in questo video, ma quando mai avere i capelli sistemati? Si chiama Omnia Indian Garden, no, Garnet, pardon, che è questo qui. Io ho il campioncino ovviamente, non so come sia la boccetta, come vedete ce n'è ancora. È quello che stavo utilizzando, che buono che è, a novembre quando ho fatto gli esami di stato, l'ho ritirato fuori, me lo sono portata a Milano essendo campioncino. Ho portato questo qui, è il Travalo che porto sempre. E questo qui è un profumo più invernale, secondo i miei gusti, perché comunque non è fresco, è più sul cipriato come profumo, quindi è intensa come fragranza, dura tranquillamente tutto il giorno, io lo adoro questo profumo. Ho visto il prezzo, quando ho visto il prezzo sul sito ho detto, bene, non mi avrei mai. Ecco. Sì, lo so, ci sono persone che spendono tanto sui profumi, però li usano. Nel mio caso, io i profumi li uso veramente poco, quindi non è il caso che ci spenda tanti soldi. Ecco, preferisco le acque profumate o altre cose che magari utilizzo più spesso, per cui non lo comprerò, però è veramente buono come profumo. Se capitate in profumeria, provate a sniffarlo. Poi abbiamo delizia del mese, è stato il milkshake alla fragola del McDonald's. Allora, io a Milano sono stata 5 giorni, 4 giorni su 5 ho preso il milkshake alla fragola, è buonissimo. Ti danno un bicchiere gigantesco con questo beverone, molto freddo, quindi anche piacevole da bere. E sa praticamente, ve lo giuro, di fior di fragola, sembra la versione liquida del fior di fragola algida, è buonissimo, io infatti lo prendo sempre. Piccola annotazione, dappertutto costa 1 euro, vai all'aeroporto di Bergamo, 1,20 euro, giustamente devono rincarare i prezzi all'aeroporto. Comunque buonissimo, mi prude il naso, aiuto in ogni video tra l'altro, quindi va bene. Ok, poi abbiamo, ecco, domanda numero 10, gnocco del mese. Voi sapete, io non li ho mai gli gnocchi del mese, questo mese ne ho due, quindi yeah, Mari. Dunque, il primo, anzi, prima vi faccio vedere questo. Il primo è, mi prende veramente il naso, non so perché, va bene. Allora, il primo è un cantante spagnolo della Spagna che si chiama David Bisbal, che io amo sia come cantante perché comunque continua a prudermi. Io chiedo scusa, però. Ok, non è molto delicato che mi gratti il naso in diretta, ma va bene. E infatti poi perdo il segno. Che stavo dicendo? Ecco, mi piacciono tantissimo sia le sue canzoni, tutte in diretta, cioè dove le trovi un'altra così rincoglionita come me? Ha delle canzoni molto belle, io le amo. Cioè lui e Luis Miguel sono i miei cantanti preferiti, sapete che Luis Miguel io lo amo, però Luis Miguel non è tanto wow, fantastico a livello di estetica, David Bisbal io lo amo. E quindi lo seguo, cerco di seguirlo ogni volta che è ospite in un programma, che canta da qualche parte, qui e lì, insomma, mi piace tantissimo. Allora, questa è una foto che ho fatto io, è uno stampo che ho preso, che ho fatto io, ed è questo qui. Spero, sì, che si vede. Guardate che posa che gli ho beccato mentre fa la linguaccia. Ta-da!
E questo era ospite al premio, non mi ricordo che premio era questo di quest'anno, però. Poi abbiamo, aspettate un attimo che... Questo qui, e questo è sempre uno stampo che ho fatto io, qui era ospite al premio TV Novelas 2015, questo qui. Stava ringraziando, ha fatto tipo, yeah, e poi ha fatto, abbiamo, insomma. E io su Twitter impazzita, tipo, bimba minchia, tipo, Davide, ti amo. E vabbè, insomma, è uscita la bimba minchia che è in me. Che per fortuna non esce quasi mai. E poi questa è la foto di ehi, sono figo, Tony figo. Con la posa da figo, che è questo qui. Ha i capelli ricci, sì. Eccolo qui. Praticamente David Bisbal nasce come cantante grazie a Operazione Trionfo. L'hanno fatto anche in Italia un anno. Poi in Italia evidentemente non ha avuto successo e quindi è rimasta soltanto per un anno in Italia. Invece in Spagna l'hanno fatto per più anni, credo. Insomma, lui ha vinto Operazione Trionfo ed è famoso grazie a quello e niente, lo amo. Se volete sentire qualche sua canzone, ve ne lascio alcune nel box informazioni perché ha canzoni molto carine. L'altro gnocco, scusatemi se deglutisco spesso, però non so che succede alla mia gola oggi, è un attore, già l'avevo messo nel video sugli gnocchi del mese di gennaio, quando abbiamo fatto, o di dicembre, quando abbiamo fatto il riepilogo dell'anno, ed è Josh Hutcherson. Io spero che si pronunci così, che è Peeta Mellark di Hunger Game. Adesso vi spiego perché c'è Hunger Game costantemente in questo video. Allora, io ho preso alcune foto, quattro. Questa qui, che tra l'altro è come in italiano, come appare nel film, diciamo, l'aspetto che ha nel film. Poi abbiamo, intanto ho preso il computer, ma dettagli. Questa che è molto bella. Eia! Sì, avete visto il mio desktop? Questa qui, che mi piace molto come foto, l'espressione, il... Il fatto che abbia negli occhi, vedete, i cerchietti che sono dati alla luce al neon con la rotonda, insomma, mi piace molto questa foto. Poi, questa qui. Ok. È l'ultima, cioè perché poi basta. Che era? Non è questa. Oh yeah. Quindi lui è Josh Hutcherson, per chi non lo conoscesse, ed è il Peeta Mellark di Hunger Games, mi piace un sacco, se non fosse che... Forse sta cosa la sapevo, ma me l'ero dimenticata. Vado a vedere la data di nascita del 92, quindi è di 2 anni più piccolo. Mi sono sentita una pedofila, tipo, ok, è più piccolo di me, però chi se ne frega, è un ragazzo bellissimo, quindi sì, lui è il mio gnocco del mese. I love him, quindi ci piace, Peeta Mellark. Poi, andiamo avanti. La canzone del mese, allora. Una è Salomè di Chayenne, che conoscete tutte perché in Italia si ballava tantissimo quando ero piccolina io nelle discoteche, è una canzone... Che spesso utilizzano per i balli latinoamericani, quella che fa baila che ritmo te sobra. Non ve la posso intonare perché altrimenti mi bloccano per copyright come al solito. Comunque ve la lascio nel box informazioni, la conoscete sicuramente. Quindi quella. Poi c'è A Drop in the Ocean di un cantante che si chiama Ron Pope, che è una canzone che è bellissima, che vi lascio sempre nel box informazioni. E poi la canzone che è stata più ascoltata da me durante il mese di marzo è stata una canzone di Miley Cyrus che si chiama When I Look at You. Che tra l'altro canta anche in duetto con David Bisbal, quindi quando l'ho scoperto ho detto no, me l'ha detto la mia amica Madeline, io non ci credo. E quindi la canta anche in duetto e questa canzone è veramente dolce. Vi lascio le due versioni, sia quella dove lei la canta da sola, sia quella dove la canta con David Bisbal, nel box informazioni. Ascoltatela perché è veramente una canzone bellissima. Tra l'altro una di quelle canzoni che... Canzoni? Certo. Di quelle canzoni che mi ossessiona al punto che la metto in refresh e la sento continuamente. Cioè finisce, rinizia per tipo un'ora o due, quindi sì. Ok, ci piace. Poi abbiamo film del mese. Dunque, ne ho visti tanti questo mese di film, però ovviamente il più significativo, no, non è quello a cui state pensando, è stato Hunger Games, come si chiama in italiano? Il canto della rivolta, ok? Perché sì, tra l'altro ne parlavo con una mia amica Alejandra in Colombia, si chiama Sinsajo, il terzo film. In inglese si chiama, insomma, ha diversi nomi, in italiano è Il canto della rivolta, sì, Il canto della rivolta. Quindi, in inglese è Mockingjay, quindi Hunger Games, il canto della rivolta. Io ho una passione sfrenata per la saga di Hunger Games. Sapete che ci sono quelli che sono ossessionati per Harry Potter, per la saga di Harry Potter? Ecco, io ho questa cosa con Hunger Games, quindi mi sono letta i libri, sia i tre ufficiali sia i libri non ufficiali, quindi non quelli di Susan Collins. Bellissimi, tra l'altro il terzo libro è... Wow! Leggetelo, vi prego, è bellissimo. Ho visto tutti i film. Tra l'altro sono contenta perché il DVD... Perché batto le mani? Vabbè. Perché il DVD appunto del Canto della Rivolta parte 1, perché hanno diviso l'ultimo libro in 2 film, uscirà il 15 aprile, che è il giorno prima del mio compleanno, quindi mi andrò a comprare il DVD e sarà il regalo a me per il mio compleanno! Ditemi che avete visto La Follia dell'Imperatore dove c'è Cusco che lo dice. Comunque, quindi felicissima. Tra l'altro cercavo La Guida ai Tributi, che è un libro...
che si basa sempre su Hunger Games, non della Collins, ma di un'altra autrice, se non sbaglio è donna, ve lo farò vedere. Sono andata alla Mondadori che c'è dove abito io, che è molto piccola come Mondadori, ho detto sicuramente non ce l'avranno, infatti non l'avevano, ma io continuo a parlare, ma tanto siamo a 20 minuti, figuratevi. Però la ragazza ha detto, guarda, mi lasci i tuoi dati, te lo ordini, te lo faccio arrivare. Io tipo con gli occhi a stelline ho detto, grazie. Quindi dopo Pasqua dovrebbe arrivarmi anche quel libro, felicissima. E poi me ne interessa un altro che è sempre di Hunger Games, però non è venduto in Italia perché è solo in inglese. Ce l'hanno su Amazon.com, però io non riesco a ordinarci su Amazon perché mi dice che non è possibile spedirlo in Italia. Quindi sto cercando di fare un escamotage con un venditore di eBay, vediamo se riesco a farmela arrivare. Quindi, quello è stato il mio film del mese, nonché l'argomento del mese, che è la domanda 14, quindi Hunger Games in tutte le sue forme, lo amo. Ho cominciato anche a leggermi fanfic su Hunger Games, ho una mezza idea di scriverne una anch'io, comunque basta, ok? Si vede che mi esalta l'argomento. Per ultima domanda, programma TV del mese, è stato un programma che ho scoperto per caso mentre stavo pranzando qualche giorno fa, che si chiama I miei cattivissimi amici, se non sbaglio. Lo danno su D-Max. A ora di pranzo o anche di notte l'ho visto, se non sbaglio, sì, l'ho visto ieri notte. Che è un programma basato sul fatto che ci sono questi quattro amici inglesi, credo, che si fanno scherzi a vicenda, per cui, oddio, scherzi, tramite un auricolare comunicano e decidono ogni volta quello da fare. Per esempio, nella puntata ieri sera dovevano addormentarsi su una persona, sui passanti, quindi dovevano starsene seduti su una panchina al parco, appoggiare la testa e far finta di dormire sui passanti, su quelli che erano lì. Chi lo faceva per più tempo vinceva, insomma, cose cretine, insomma, però fa ridere. Ecco, quante volte ho detto, insomma? Vabbè, insomma, questo. Questo qui è stato il programma TV del mese. Io non guardo la televisione, lo sapete. Giusto quando pranzo, se sono da sola, per avere un sottofondo sotto. Basta, ok? Quindi ragazzi, questo è quanto. Questo era il video di Amore e Meraviglie di marzo 2015. Ringrazio come sempre Beth per questa collaborazione. Tesoro mio, io ti adoro, lo sai. Ringrazio voi per aver visto il video. Spero di avervi tenuto compagnia per questi 22 minuti e 14. Tan 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 tan. E se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao!